Ciao, ci troviamo a Val dell'Agnello a circa 2500 metri di altezza e c'è un sole pazzesco, cioè io sono vestito poco, ho tipo una camicia e basta e una canotta sotto, ma proprio leggero perché non sapevo che saremmo venuti qua. Allora mi sono messo proprio light e infatti sto congelando, poi due scarpe che sono zuppe completamente. Stiamo girando per dei presa neve, sono questi qua che fanno il passaggio sulla neve, davvero è tutto quanto, ci sono metri e metri di neve che vanno tolti per dare spazio alla strada. C'è un panorama che è fantastico, non ero mai stato così in alto e caspita, mi vuole il telo, guarda che ho questo telo qua che non ce l'ho sempre perché ci serve per la telecamera, però mi sta aiutando molto perché se no congelo. Non c'è un bar aperto, tipo che ne abbiamo passati due, tutti e due erano chiusi, e ora sinceramente una bella cioccolata calda o un caffettino lo prenderei molto volentieri, un piatto caldo, una minestra, un cosino. Comunque se dovete farvi un giro, una vacanza, queste parti ve le consiglio veramente perché offrono davvero tanto. Poi è tipico paesaggio montano, io non sono molto da montagna, sono più da... aspetta qua che si luce, sono più da mare, più da tipo un posto pieno di gente, pieno di caldo, soprattutto caldo, io il freddo non lo sopporto proprio. Però magari che so, la Liguria si potrebbe stare bene perché c'è montagna e mare. Però qui è molto più bello secondo me. Siamo in provincia di Cuneo, mi sembra, comunque confini con la Francia. E basta. Ci sono le marmotte, ce ne sono un sacco. Tipo scendendo giù inizia a fare più caldo, tipo che c'erano. Sopra c'erano 0 gradi, 1 grado. Mentre qua ce ne sono 9, 10 gradi. E scendendo ci sono queste marmotte, bellissimo, che corrono via, si nascondono sotto le pietre. Ce n'era una grossissima, molto grossa. No, è bellissimo, non avevo mai visto delle marmotte.